Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti come motore di crescita e innovazione per le imprese. Questa mattina l'incontro alla Camera di Commercio di Campobasso. L'evento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti, Regione Molise e ANCI Molise. La Camera di Commercio ha sottoscritto un accordo bilaterale per avere uno sportello di CDP dove possono accedere sia le imprese che le pubbliche amministrazioni. Tenendo conto delle opportunità del PNRR e del momento delicato, è necessario un salto di qualità del mondo imprenditoriale dell'amministrazione, ha dichiarato Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio. I comuni possono accedere a questi finanziamenti avendo la parte cofinanziata garantita. Bisogna approfittare di questa possibilità, così Pompilio Sciulli, presidente dell'ANCI Molise. È un'iniziativa volta a far conoscere, per quanto mi riguarda, ai sindaci tutte le iniziative che Cassa Depositi e Prestiti effettua ai fini dei finanziamenti di prestiti che in alcuni casi sono anche a tasso zero. In una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui i comuni stanno ricevendo tantissimi fondi nella misura più svariata in varie situazioni, praticamente dove sono previsti in alcuni casi anche dei cofinanziamenti, Cassa Depositi e Prestiti, con un accordo che è stato stilato con ANCI, riesce a garantire questi cofinanziamenti con delle situazioni veramente agevolate, e quindi i comuni possono far fronte a questi, possono accedere ai finanziamenti avendo la parte cofinanziata garantita. E i fondi variano al 100%, cioè i prestiti variano al 100%, ripeto, in alcuni casi sono anche a tasso zero, quindi non può non approfittarsi della situazione. E quindi questo permette ai comuni di accedere a tutte le misure previste, soprattutto col piano di ripresa e resilienza.